si è aperta con l'inno a Sant'Ottone, intonato dal coro polifonico della Basilica Cattedrale, la celebrazione in onore del santo patrono ad Ariano Irpino. Spicca accanto all'altare il gonfalone della città per rendere ancora più solenne la ricorrenza tanto cara agli arianesi. In prima fila le autorità, da un lato il sindaco Domenico Gambacorta con il suo vice Giovanni Antonio Popolo, assessori e consiglieri comunali, dall'altro il vicequestore Maria Felicia Salerno e i suoi uomini. A rappresentare l'ente di Palazzo Santa Lucia il consigliere regionale Ettore Zecchino, a fare da picchetto d'onore i volontari della Croce Rossa Italiana, celebrazione presieduta dal vescovo di Lucera Troia Francesco Zerrillo. Accolto con gioia l'invito di venire ad Ariano. Con grande gioia, devo dire, perché avevo la certezza di incontrare tanti amici sacerdoti, alcuni ex alunni, altri miei compagni di scuola. Con grande gioia perché per un vescovo emerito poter incontrare una comunità è una gioia sacerdotale senz'altro, ma anche con un forte sentimento, con una forte emozione, perché insomma noi anziani viviamo anche con delle nostalgie umane, belle senz'altro, perché quando si è a servizio del Signore si è immersi in una comunità viva come la parrocchia, la diocesi. C'è un forte desiderio, quello di vedere al più presto un vescovo in questa diocesi. Era proprio questo che pensavo poco fa. Nessuna grande diocesi si sogna un clima così fraterno, così familiare, così unito, così anche concorde per fare le stesse cose. Ho visto questi preti e questo mi ha fatto gioire. Penso che la perdita delle piccole diocesi non sia un guadagno assolutamente. Certamente ci sono altre esigenze da dover rispettare, ma io mi auguro che queste realtà possano salvare non solo la loro cultura, ma anche una certa loro efficienza. È una delle ricorrenze più attese dell'anno, essendo forte il legame e la devozione degli arianesi al santo eremita, a cui è stato anche intitolato l'ospedale cittadino. La figura miracolosa del santo viene associata a molte calamità ed eventi tristi che hanno messo a dura prova la città, come nei tempi della peste. Oggi più che mai lo si invoca per un desiderio che appartiene all'intera diocesi, la nomina di un nuovo vescovo. Il desiderio è palese, come diciamo Ariano, non ci vuole la sengra. Sì, perché l'attesa del nuovo vescovo, che ormai è annuale, la affidiamo più che mai al Santo Protettore. Noi diciamo che è il nostro protettore, però adesso che abbiamo questa contingenza particolare vogliamo vedere quanto ci assiste.